Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con un'ampia pagina dedicata alla cronaca. Andiamo a Pescara, spacciavano droga alla Pescara Bene e per non dare nell'occhio utilizzavano il delivery. Scoperti dalla polizia, 5 persone sono state arrestate. Paolo Renzetti. Spacciavano droga, in particolare cocaina, per la Pescara Bene utilizzando una società di delivery per la vendita di cibo per aggirare così le limitazioni del lockdown. Questa mattina è eseguita dagli agenti della squadra mobile della Questura di Pescara una ordinanza con custodia cautelare in carcere per 4 persone e una ai domiciliari, confiscati ad uno degli indagati 49.000 euro. Il reato è quello di spaccio di sostanze stupefacenti. È stata recuperata anche una pistola clandestina. Durante il lockdown riuscivano in questa maniera ad avere la copertura necessaria per poter effettuare le consegne di stupefacente e soprattutto per poter circolare nonostante le misure restrittive dovute al lockdown. La droga sequestrata, diciamo che sono stati circa 120 grammi di cocaina e 7 etti di hashish, che però durante le indagini servivano come riscontro a un numero di cessioni che è assolutamente superiore, perché diciamo che abbiamo documentato circa 200 cessioni per un quantitativo che ipotizziamo che sia stato spacciato di mediamente mezzo chilo di cocaina al mese. L'attività di indagine è andata avanti dall'ottobre del 2020 e è stata chiusa verso marzo-aprile di quest'anno. Durante le indagini abbiamo percepito che facessero valere la caratura criminale di alcuni personaggi che erano coinvolti in questa organizzazione e ci risulta anche un incendio di un'autovettura, probabilmente appunto a fini intimidatori. I clienti erano di vario genere, ma soprattutto diciamo che abbiamo riscontrato delle cessioni nel centro di Pescara, anche nelle vie diciamo, della Movida, anche quando c'era lockdown, per cui i locali erano chiusi, e alcuni acquirenti identificati diciamo, che possono essere ascritti alla cosiddetta Pescara Bene. Le ordinazioni avvenivano tramite WhatsApp oppure tramite un sito internet apposito della ditta e era previsto un tariffario ed era previsto una sorta di linguaggio in codice, per cui veniva recapitato appunto lo stupefacente invece che generi alimentari. Ci spostiamo a Chieti adesso, dove la polizia ha sgominato un'organizzazione dedita al furto di denaro negli sportelli Bancomat del Chietino. 4 le persone indagate, di cui 3 finite in carcere e una agli arresti domiciliari. Scacco della polizia della questura di Chieti ad una gang che ha seminato furti nei bancomat del pescarese e del Chietino. Al termine delle indagini partite da Chieti e durate 2 anni, gli agenti della squadra mobile agli ordini del primo dirigente Miriam D'Anastasio, nell'ambito dell'operazione denominata Open Hall, hanno tratto in arresto 4 persone, di cui 3 finite in carcere e la quarta ai domiciliari. Come ha spiegato in conferenza stampa questa mattina il questore Antonino Gargano, il cavallo di Troia dell'organizzazione era un insospettabile che era specializzato ad aprire le casseforti. Le indagini hanno avuto impulso dopo 3 furti compiuti a Chieti. Le somme in totale asportate superano i 600.000 euro. Posti sotto sequestro gli arnesi utilizzati per compiere i furti. E abbiamo l'organizzatore, colui che selezionava gli obiettivi che potevano essere attenzionati. Abbiamo la figura del palo che, oltre a selezionare faceva sì che l'attività criminosa venisse posta in essere, in tranquillità, tra virgolette. Poi abbiamo lo specialista, colui che effettivamente portava a compimento i furti, ed abbiamo quello che abbiamo definito l'infedele, ossia il soggetto che forniva i codici, in grado di fornire i codici di sblocco, di apertura delle casseforti, le chiavi per poter accedere
accedere ai locali, mettendo insieme tutte le tecniche investigative a disposizione, da quelle classiche e tradizionali come pedinamenti, osservazioni, alle quelle più sofisticate, quindi riconoscimento facciale, indagini relative alle, ai telefoni, alle, insomma, tutte le attività possibili e immaginabili sono state poste in essere e siamo arrivati ad avere il risultato odierno. Abbiamo ricostruito 2 anni di attività del gruppo criminale, 2 anni insomma, dove sono stati portati a compimento 9 furti, di cui 6 effettivamente realizzati e 3 tentati, quindi dal 2019 all'ultimo episodio di giugno 2021. E la gestione dell'emergenza sanitaria collegata alla pandemia e i relativi controlli sono stati al centro della riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica che si è tenuta in prefettura a Pescara. Si sta valutando l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto. Si è conclusa da pochi minuti a Pescara in prefettura la presenza dei vertici delle forze dell'ordine, la riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica per fare il punto sulla gestione dell'emergenza sanitaria collegata alla pandemia. Come ha dichiarato al termine dell'incontro il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, si sta valutando anche l'utilizzo delle mascherine all'aperto. Abbiamo fatto questa riunione del comitato in vista della predisposizione di un piano in base al quale alzeremo ulteriormente i controlli. Devo dire che qui a Pescara c'è sempre stata un'intensa attività da parte delle forze dell'ordine, tutte per assicurare il rispetto delle norme, ma come da direttive ministeriali vogliamo alzare il livello, quindi ci saranno ulteriori controlli anche in settori che, come ad esempio quello del trasporto pubblico locale, con la previsione del Green Pass. Abbiamo disciplinato e adesso poi lì metteremo a punto un piano sulla base di queste direttive. Le strutture sanitarie stanno già lavorando, quindi sono qui a Pescara, in generale in Abruzzo c'è una grande attenzione, grande disponibilità su questo argomento, quindi non vedo in prospettiva problemi. Sul fronte dell'ordine pubblico, anche in vista dell'arrivo delle festività, temete qualche, diciamo, con maggior afflusso di persone, qualche problematica anche per qualche manifestazione? Noi lavoriamo sull'ordine pubblico quotidianamente, teniamo tutto sotto controllo, ma non è che abbiamo timori, lavoriamo appunto per evitare problemi. E a proposito della pandemia andiamo a vedere i numeri odierni. Sono 149 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo, sono emersi dall'analisi di 3.431 tamponi molecolari. Per questo è risultato positivo il 4,34% dei campioni. Si registrano 2 decessi recenti, si tratta di una 91enne della provincia dell'Aquila e di un 88enne della provincia di Pescara. Il bilancio delle vittime sale così a 2.591. Si riducono, e questa è una buona notizia, i ricoveri che passano dai 119 di ieri ai 113 di oggi, restando comunque in aumento su base settimanale. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 3 e 86 anni. Gli attualmente positivi sono 4.180, 104 pazienti, meno 5, sono ricoverati in ospedale in area medica e 9, meno 1 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 4.067 sono in isolamento domiciliare. I guariti rispetto a ieri sono 140 in più. Vediamo le variazioni provincia per provincia, più 52 in provincia dell'Aquila, più 46 in provincia di Chieti, più 16 in provincia di Pescara, più 33 in provincia di Teramo e più 2 per persone che risiedono fuori regione. Alla luce dei dati odierni, in Abruzzo torna al 5% con un decremento di un punto percentuale rispetto a ieri il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, mentre quello relativo all'area non critica è fermo all'8% a fronte di soglie d'allarme rispettivamente del 10% e del 15%. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti invece sale e arriva a 107. A livello territoriale i numeri più alti continuano ad essere quelli del Teramano, dove l'incidenza è a 149, segue il Chietino che fino a pochi giorni fa era il territorio con i numeri più bassi. L'incidenza dunque ora è a 107 e poi ci sono il Pescarese con 105 e l'Aquilano con 57. E sarà attiva da domani, gradualmente dalle ore 10 in poi, la piattaforma Poste per la prenotazione della terza dose
della vaccinazione anti-Covid per i nati fino al 2003. Per prenotarsi basterà collegarsi all'indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. Possono prenotare la somministrazione coloro che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 5 mesi o l'unica somministrazione del vaccino monodose. Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800-009966, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20, oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale, pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria. Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, potranno prenotare la vaccinazione. Per la somministrazione della terza dose verranno utilizzati vaccini a RNA messaggero. E la sanità accumula deficit mentre il presidente della regione Marsiglio si dedica alla propaganda contro il governo. I consiglieri regionali del Partito Democratico attaccano in questo modo la giunta di centrodestra definendola come inadeguata. La sanità abruzzese peggiora, a crescere soltanto il deficit e tutto ciò a causa della mancanza di programmazione che lamentiamo da mesi. E l'attacco sferrato dal Partito Democratico alla giunta di centrodestra guidata dal governatore Marco Marsiglio. Da 3 anni manca l'azione amministrativa, hanno dichiarato il segretario regionale Fina e i consiglieri regionali. E mentre il presidente Marsiglio è l'unico tra i governatori a fare polemica contro Green Pass e governo, proseguono gli esponenti del PD, i numeri attestano la profonda inadeguatezza di questa amministrazione regionale. Tante, troppe inadempienze e una fatica inconcepibile perché, sebbene ci sia stato il Covid, mai come in questi 2 anni sono state messe a disposizione della regione risorse governative aggiuntive. Sui conti non ci convincono le chiacchiere di Marsiglio e Laveri. Hanno avuto 220 milioni di euro di fondi in più dal governo. Nella passata legislatura furono appena 40 milioni in 4 anni e mezzo di legislatura. Eppure c'è un disavanzo a 9 mesi di oltre 100 milioni e tendenziale a chiusura dell'anno di 130. Quindi vuol dire che i conti non tornano. Secondo punto, a nostro avviso non tornano perché non c'è alcun atto di programmazione deliberato, licenziato, approvato da questa giunta regionale. Insomma, la sanità è una sorta di cavallo a briglie sciolte perché qui nessuno governa. Terzo, non ci convince che il presidente Marsiglio, anziché fare il presidente degli abruzzesi che si occupa di programmazione e della loro salute, magari appunto accelerando sulla vaccinazione o programmando gli hub, i distretti, i luoghi in cui si deve vaccinare, bisogna vaccinare il maggior numero di gente possibile in fretta, va invece in giro per il paese a rappresentare il suo partito perché è l'unico presidente di regione contro il Super Green Pass e in qualità, diciamo, di questa posizione che ha assunto viene convocato dai vari studi televisivi. Faccia invece il presidente degli abruzzesi e si occupi di programmazione della sanità e della loro salute. A Teramo si infiamma il clima politico per l'elezione del nuovo Consiglio provinciale in programma il prossimo 18 dicembre. A concorrere sono 3 liste, la Casa dei Comuni del Centro-Sinistra Unito, quella dei partiti ufficiali di centrodestra, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Idea, e c'è poi la novità della lista civica Renew Teramo, che si ispira al raggruppamento di Macron in Parlamento europeo. Tania Bonici Castelli. Ai nastri di partenza i candidati delle 3 liste che si sfideranno per il rinnovo del Consiglio provinciale di Teramo. Le liste depositate sono state sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto e composte da un massimo di 12 nomi nel rispetto delle norme della parità di genere. Il corpo elettorale è stato ufficialmente stimato in 611 votanti tra consiglieri comunali e sindaci, divisi in 5 fasce ponderali su base demografica. A pesare di più saranno i grandi comuni come Teramo, Giulianova e Roseto. Ad animare questa elezione di secondo livello che si terrà il 18 dicembre prossimo, quest'anno c'è una novità rappresentata da Renew Teramo. Si tratta di una lista civica che fa riferimento al gruppo liberale Renew Europe presente al Parlamento europeo e nel quale di recente è confluito anche l'eurodeputato Carlo Calenda e il gruppo En Marche di Macron. A Teramo gli ispiratori del nuovo raggruppamento sono Paolo Gatti e Giulio Sottanelli.
Il centro-sinistra invece ha presentato una lista unitaria, la Casa dei Comuni. La lista è formata da 12 candidati, 7 uomini e 5 donne, e vede al suo interno tutte le anime che attualmente compongono il centro-sinistra teramano, dall'ala centrista e moderata, passando per il PD, fino ad Articolo 1 e Insieme Possiamo. È facile supporre che i candidati del centro-sinistra possano essere appoggiati anche dai 5 Stelle, che nell'ultima votazione si erano ufficialmente astenuti. Arriva sul filo di lana la presentazione della terza lista in corsa, dove è rappresentato il centrodestra unito e che vede schierati i partiti ufficiali di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Idea di Quagliariello. Il nuovo consiglio provinciale sarà composto da 12 consiglieri che storicamente si sono sempre divisi in egual numero, 6 e 6, e poi il voto del presidente a fare la differenza. C'è un ritrovato interesse politico sulla provincia, un ente strategico che probabilmente tornerà a riacquisire a livello istituzionale l'importanza del passato. La Fiera Finanziaria Regionale ha presentato questa mattina a Pescara FinTech, la prima piattaforma dedicata ai servizi online. È stata firmata questa mattina presso Fira Station a Pescara la convenzione tra la Fira Finanziaria Regionale Abruzzese ed il gruppo European Brokers, tesa alla realizzazione del nuovo progetto Fira FinTech, parte integrante del programma Abruzzo che cresce della finanziaria regionale e che consentirà alle imprese abruzzesi di poter accedere a nuove linee di liquidità attraverso la tecnicofinanza. Il progetto consentirà dunque alle imprese che operano in Abruzzo di poter smobilizzare in modalità pro soluto crediti verso la pubblica amministrazione, crediti commerciali, crediti legati all'export finance e al Finimport. Tramite la piattaforma che metteremo a disposizione, tramite il partner European Broker, daremo la possibilità tramite il nostro portale e la loro infrastruttura web di poter dare il servizio di sconto fatture, anticipo del credito, crediti che riguardano sia le aziende private che tramite verso la pubblica amministrazione. Un passaggio molto importante, la Fira sarà ovviamente il protagonista ed è la prima finanziaria regionale ad adottare questo sistema che mixa assicurazioni e finanza, andando a mitigare il rischio e a fornire alle imprese accesso a strumenti di liquidità alternativi al sistema tradizionale bancario. Possiamo dire che è un sistema, un progetto innovativo questo? È un progetto innovativo che riprende anche esperienze già molto percorse all'estero e in altri paesi, mira soprattutto sulla supply chain finance, quella catena e filiera del mercato che oggi vale quasi 500 miliardi di euro e di cui solo il 30% è assistita da strumenti di finanziamento del capitale circolante, quindi darà sicuramente impulso al territorio e valorizzazione alle catene produttive della regione Abruzzo. La consulta provinciale degli studenti di Teramo ha eletto come presidente Giulia D'Amore, studentessa del liceo classico Melchiorre Delfico. È la prima volta che una giovane donna viene votata al vertice di questo organismo strategico che fa da cerniera tra scuola e istituzioni. Ha tenuto il suo discorso spontaneo ed efficace dinanzi ai rappresentanti degli studenti dei 16 istituti superiori della provincia di Teramo. Parole semplici, proposte vere, che rispecchiavano l'interesse sincero per il bene dei ragazzi e che hanno fatto centro. Giulia D'Amore, studentessa del liceo classico Melchiorre Delfico, è stata eletta presidente della consulta provinciale degli studenti teramani per il prossimo biennio. Per la prima volta una ragazza, a capo di questo organismo cerniera tra scuola e istituzioni, supportata da una vicepresidente e una segretaria. Vertice in rosa, finalmente. Ma questa consulta di che cosa si occupa? Allora, la consulta è un organo che è volto a svolgere tutte le funzioni che sono destinate alla scuola, soprattutto alle scuole superiori, quindi per gli studenti delle scuole superiori. È una consulta provinciale degli studenti, quindi raggruppa tutte le scuole sul territorio provinciale e si occupa di problemi di edilizia, di trasporti, di tutto ciò che riguarda la scuola e che magari interessano più gli studenti rispetto ai dirigenti che hanno anche altre cose di cui occuparsi fondamentalmente. Quindi tu ricevi anche delle notifiche, delle segnalazioni dagli studenti da tutta la provincia che devi portare avanti? Sì, decisamente. Noi facciamo un'assemblea plenaria una volta al mese, di norma anche di più se serve, dove appunto ogni rappresentante
rappresentanti di consulta, che sono due per ogni scuola per tutta la provincia, ci portano le problematiche che hanno riguardanti alle scuole, per quanto riguarda l'edilizia, se hanno problemi interni, ad esempio l'Alessandrini ci riporta tutti i dati, quindi le mancanze di aule, e noi poi con un rapporto che abbiamo con la provincia, con il presidente della provincia, ci occupiamo di risolvere questi problemi per quanto più possibile. Qual è il tuo programma futuro? Allora, noi abbiamo un programma che è molto basato su quello che abbiamo fatto già l'anno scorso, ovvero continuare un rapporto con la TUA per quanto riguarda i trasporti, che sono ancora un problema con gli ingressi scaglionati per il problema del Covid. Per l'edilizia soprattutto, l'Alessandrino Marino, che è un problema che è ancora da risolvere. In prima persona mi tocca il problema del mio istituto, quindi del liceo classico e del liceo scientifico sopra, perché ci manca una palestra ormai da anni, e quindi è una cosa che vorremmo e che dobbiamo assolutamente risolvere. Intanto la novità è che è stata eletta una ragazza capo di questa consulta. Sì. A noi ci sembra un po' strano, ma in fondo è normale. Per voi è stato normale? Per noi è stato abbastanza. Eravamo tre candidati, di cui due ragazze, e siamo in realtà tre ragazze come presidente, vicepresidente e segretaria, quindi è una cosa molto bella, siamo tutte in rosa. È stato sì una novità, non ci aspettavamo in realtà tutte due candidature su tre al femminile, però è una bella cosa. Apriamo adesso la pagina di sport, ovviamente Serie C. Andiamo in casa Pescara, stangata per Giuseppe Rizzo dopo il rosso rimediato domenica al termine dello 0-0 contro Lucchese. Sono 4 le giornate di squalifica per il centrocampista biancazzurro combinata dal giudice sportivo. Dunque Rizzo tornerà solamente nel 2022 a disposizione di Gaetano Oteri. Intanto il pareggio con la Lucchese non ha cambiato il momento del Pescara. La squadra resta nel tunnel della crisi e la panchina di Oteri comincia davvero a vacillare. Andrea Costantini. L'indecorosa rissa di domenica scorsa ha chiuso una giornata di campionato che peraltro ha confermato le difficoltà del Pescara. Ad Oteri non è bastato tornare al modulo di inizio stagione e non è bastato proporre una squadra piena di giovani per ritrovare entusiasmo e gol. E dire che i Baby, Sorrentino, Veroli, Chiarella, oltre che Pompetti, sono stati all'altezza della situazione, ma non è stato sufficiente. Nel complesso si è vista una squadra vuota e priva di idee, che ha avuto dopo 50 secondi la palla gol migliore con Veroli sugli sviluppi di un corner, poi più nulla contro un avversario che voleva il punto, se lo è preso, ma che se avesse osato un po' di più magari portava a casa l'intera posta. La situazione dunque non cambia, il Pescara ha una classifica brutta, rischia di scivolare fuori da zona playoff e il tecnico Oteri, per quanto confermato ancora dal presidente Sebastiani, sempre a rischio esonero. Sull'allenatore siciliano inizia a stagliarsi l'ombra di Massimo Oddo. Dopo quelle con Pontedera e Lucchese, anche la partita col Grosseto sarà un salvagente cui Oteri proverà ad aggrapparsi. Il tutto allo stadio Zecchini, lontano da quell'Adriatico che domenica è stato ostile, un fatto del quale ha parlato anche l'esperto difensore biancazzurro Gianmarco Ingrosso. Noi capiamo il malcontento generico, perché io in primis, comunque tutti i miei compagni, siamo stati tifosi di una squadra e capiamo il nervosismo, c'è quest'area di negatività, però purtroppo io vorrei anche ricordare che ci sono squadre che in Serie C, prima di ritornare dove meritavano, ci hanno messo anche 10 anni. Io con questo non dico che abbiamo bisogno di 10 anni di tempo, dico che in questo momento siamo una squadra che ha un obiettivo, che è quello di raggiungere i playoff, e ci piacerebbe veramente tanto avere il pubblico dalla nostra, perché sappiamo l'importanza, il Covid ce l'ha fatto anche capire, per chi non avesse ancora capito, l'importanza che ha il pubblico per noi giocatori. E ripeto, capisco il nervosismo, il malcontento generico, però ci piacerebbe veramente tanto non essere soli in campo, diciamo, tutto qua. Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio per il Teramo, nel mirino la trasferta di sabato a Pontedera, la seconda consecutiva nella quale mancherà Piacentini, anche lui appiedato ma per un turno dal giudice sportivo. Squadra attesa ad una pronta reazione, anche se non mancano le difficoltà dentro e fuori dal campo. Il Teramo si lecca le ferite dopo il pesante KO di Carrara, che ha chiuso la peggiore settimana biancorossa dall'inizio della stagione. Prima il pareggio casalingo in rimonta con l'Olbia, una partita che avrebbe potuto dare uno sprint alla classifica del diavolo. Poi la netta sconfitta in Coppa col Sud Tirolo, 1-0-3 subito al Bonolis senza discussioni. Quindi le vicende giudiziarie che hanno investito la nuova proprietà e infine la disfatta dello Stadio dei Marmi di Carrara. Proprio oggi il tecnico Federico Guidi ritrova i suoi ragazzi per preparare la seconda trasferta
quarta consecutiva di sabato a Pontedera e sarà l'opportunità per guardarsi negli occhi dopo la figuraccia di domenica. Nel dopogara Guidi non le ha mandate a dire, si è preso le sue colpe, ma ha tirato in ballo anche i giocatori dai quali si aspettava un atteggiamento diverso pur nelle difficoltà. E devo fare anche un esame di coscienza io per riuscire a spronare i ragazzi e soprattutto magari cercare di capire quelli che si sentono veramente la maglia del Teramo addosso e vogliono far parte di questo gruppo e chi invece ha già abbandonato la barca quando invece non era il momento. Sono queste le nostre responsabilità e oggi siamo mancati sia nella professione che nelle responsabilità. Io non me le tolgo di dosso perché sono io il capo barca di questa squadra e io sono mancato nel riuscire a trasmettere loro quelle che sono le cose più importanti che dovevano essere fatte. Per la gara del Mannucci, Guidi ritroverà Fiorani e potrebbe contare di nuovo su almeno un paio di lungodegenti, Bua e Cucurullo, forse fresche necessarie per un ricambio di energie, visto che alcuni calciatori hanno effettivamente tirato la carretta. Tra questi Mattia Piacentini, che salterà la partita per squalifica. Potrà tirare il fiato, ma mancherà il duello con l'ex compagno di squadra Magnaghi, capocannoniere del girone. Per il Teramo sarà necessario almeno portare a casa un risultato positivo, anche un pareggio, per non peggiorare una classifica nella quale stanno dando segnali di riscossa anche le ultime due, Viterbese e Grosseto. Si resta poi sempre in attesa di ulteriori sviluppi circa la vicenda societaria. La mancata convalida dei fermi ha rimesso in libertà da sabato i fratelli Ciaccia. Il 60% delle quote resta al momento sotto sequestro. Si attende la pronuncia del GIP di Roma circa la conferma o meno del provvedimento preso dalla Procura di Roma, come si è anche in attesa della decisione della Federcalcio circa l'approvazione o meno del passaggio societario. Sono fasi cruciali senza le quali al momento è molto complesso capire quale sarà l'immediato futuro del club. E parliamo adesso di volley, altra domenica senza vittorie per Ortona e Altino. La Sieco porta a casa almeno un punto nella lunga battaglia persa al quinto set contro Motta di Livenza. L'Abba Pineto recupererà a metà dicembre il match rinviato contro Torino per casi Covid nel sestetto piemontese. Sergio Zappalorto. La Sieco Ortona sfiora il primo successo stagionale cedendo al Motta di Livenza al tiebreak con un 20-22 pieno di rimpianti. Un solo punto, ma finalmente segnali positivi per un gruppo che ha tirato fuori l'anima pur ribadendo i suoi limiti e un roster risicato incompleto. La prossima, ai noi, sarà a Bergamo, scoglio invalicabile sulla carta, ma quando non si ha nulla da perdere non si sa mai. In A3 rinviata a metà dicembre la trasferta dell'Abba Pineto a Torino, causa Covid fronte piemontese. In A2 femminile vince almeno un set un generoso Altino a ranghi ridottissimi contro il forte Marsala trascinato dalla Pistolesi e non solo, sugli scudi la Mastrilli, ma ci vuole altro in attacco, solo 26% contro le Sicule. Si resta a zero al di là dei progressi. Domani alle 21 ospite il presidente Papa nella puntata di Pallavolè. In B maschile giornata storta per le nostre Alba Adriatica e Paglieta, entrambe sconfitte per 3-1, la prima ad Ancona, la seconda in casa dal Casoria, peccato. KO in B1 femminile anche per la sfortunata Teatina, pure 1-3, ma con troppi rimpianti e causati anche d'assenze pesantissime, vedi il duo Corradetti Ricci, oltre le varie acciaccate, da segnalare le percentuali 80-50 del libero Falcone. In B2 infine onore e gloria al Teramo di Marcella Corzo, che vince anche a Bisceglie e si insedia al solitario comando avendo scavalcato il Corridonia, scivolato al tiebreak. In arrivo al Palacquavia proprio il big match contro le Marchigiane, gara che vale doppio. Cade la D'Annunziana a Potenza Picena in una giornata da archiviare in fretta. Il Gran Derby va alla Cetias Montesilvano, che batte 3-1 il Gata Pescara 3, sfoderando una gara piena di orgoglio e grandi capacità difensive contro le cugine apparse troppo discontinue e senza il solito apporto delle più esperte. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo questa sera alle 21 l'appuntamento con Proteramo per analizzare il momento dei biancorossi dentro, ma come avete visto nel servizio anche fuori dal campo. L'aggiornamento con il TG6 torna alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.